Il Nuovo Testamento e la storia dei primissimi secoli del cristianesimo trasmettono un'immagine di Chiesa come un insieme di persone, uomini e donne credenti in Gesù, salvati per grazia, quindi un organismo vivente, un unico corpo riunito in Cristo, ma sparso in centinaia di comunità e chiese, con incontri in qualsiasi giorno della settimana, anche se andava ad affermarsi il primo giorno della settimana, la domenica, in quanto il giorno della risurrezione di Gesù. E in qualsiasi luogo, in casa principalmente, sotto al giardino accanto, presso un luogo all'aperto, presso un locale dedicato a tale scopo successivamente. Ricordiamoci sempre che la Chiesa non è un edificio di mattoni, ma una comunità di credenti. La Chiesa siamo io e te che abbiamo creduto in Gesù.